Salve a tutti, popolo del web. Rieccoci in un nuovo video. L'argomento che discuteremo tutti insieme: Coppa Italia, quarti di finale tra Milan e Torino. Una partita piena di emozioni. Dopo ne discuteremo tutti insieme. Non dimenticatevi di mettere like al video, iscriversi al canale per non perdere le news dei prossimi video. Coppa Italia, quarti di finale tra Milan e Torino. E il Milan a passare in vantaggio con Jack Bonaventura. Il Torino si spinge in avanti e finalmente trova il gol dell'1-1 con Gleison Bremer. Un Torino davvero che sull'1-1 gioca a viso aperto. Gleison Bremer trova il gol del 2-1. Siamo nei minuti di recupero e il Torino pensa: ormai è fatta. Ma il calcio è davvero molto infame in questo caso. Il destino a volte è davvero infame. Nei minuti di recupero in zona Cesarini, Çalhanoğlu segna il gol del 2-2. Si va ai tempi supplementari. Siamo nei tempi supplementari. Il Milan si porta sul 3-2, sempre con Çalhanoğlu. Ma, il 4-2 definitivo del Milan lo segna Zlatan Ibrahimovic. Torino davvero molto, e ripeto, molto sfortunato. Ormai aveva quasi la qualificazione in tasca, ma come dico sempre, il destino è crudele. Dal paradiso all'inferno in un secondo. Allora, faccio i complimenti all'allenatore del Milan Stefano Pioli per il passaggio del turno di Coppa Italia in semifinale. Non era assolutamente facile, anche se sulla carta diciamo che non era molto difficile, ma il problema è vincerle. Complimenti a Milan per il passaggio del turno in semifinale. Siamo giunti al termine di questo nuovo video. Coppa Italia, quarti di finale. Wagyu, ma raccomando, condividiamo video in coppe social, Facebook, Twitter e Instagram. Io voglio bene a tutto quanto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!